Iosi, presidente di Sisam, negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno a voi e ai vostri graditissimi radioascoltatori. Buongiorno a lei. Noi ovviamente lo sa che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, quindi ricordiamo le coordinate, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare lo faccia tranquillamente, 0376-631709, poi ancora... siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, come lo siamo su YouTube Tempo Radio Live. Allora, iniziamo subito col parlare di acqua. Di cosa acqua? Sì, parliamo dell'acqua, in questo caso parliamo dell'acqua meteorica, perché è un problema veramente serio. Ormai è l'ordine del giorno e se ne sta parlando, e purtroppo solo parlando. Spero veramente che sia la volta che, con questa grandissima esperienza fatta l'anno scorso, che l'abbiamo superato, e quest'anno che iniziamo da un limite ancora più basso dal punto di vista dei livelli di quelle che sono le acque piovane e anche di quelle che sono delle nostre falde, dei nostri bacini, il lago di Garda principale, che veramente venga fatto qualcosa di stabile e duraturo nel tempo, che sono le famose vasche di raccolta. Ma quello che conta di più in questo particolare momento è quello dell'uso veramente consapevole, dico, di non sprecare l'acqua. Ecco, quindi abbiamo visto che sono state fatte delle scelte molto importanti a livello regionale con l'assessore, il nuovo assessore all'agricoltura Alessandro Beduschi, che faccio gli auguri e i complimenti e un grande in bocca al lupo per il lavoro che dovrà affrontare, un mantovano, quindi ce l'abbiamo portata di mano, ma è l'assessore di tutta la regione Lombardia, non è l'assessore mantovano, quindi questo qua lega ancora di più Mantova a quella che è la Lombardia, che hanno deciso insieme a tutte le organizzazioni sindacali, a quello che è l'AIPO, tutto per quanto riguarda l'irrigazione, di spostare di 10 giorni. Questo qua vuol dire veramente essere molto preoccupati, ma essere consapevoli che se si fanno degli sforzi si ottengono anche dei risultati. Quindi usiamo l'acqua risparmiandola il più possibile, mi raccomando. Io ho già chiesto e già inviato a tutti i sindaci dell'Alto Mantovano, che fanno riferimento al gruppo SICAM per quanto riguarda l'acqua dell'acquedotto, di emettere delle ordinanze di non sprecare acqua per l'irrigazione di giardini, orti e tutto quello che concerne cose che possono essere evitate nel consumo. Quindi vediamo di fare queste ordinanze, vediamo di farle anche rispettare, ma io penso che siamo in una società civile e quindi consapevole, con la buona volontà di rispettare quello che è il nostro ambiente, e quindi la gente non avrà bisogno di essere sanzionata perché non rispetta queste ordinanze. Quindi sono veramente fiducioso, e delle persone, anche perché parlando di Sisam sono più di 20 anni, che era nata proprio dall'idea del mio predecessore di entrare in tutte le scuole a fare attività didattica, insegnare ai ragazzi quello che è l'uso consapevole e di non sprecare l'acqua, in questo caso l'acqua dell'acquedotto. Quindi devo dire che dei risultati importanti sono stati raggiunti, continuiamo su questa strada, risparmiamo l'acqua, perché senza acqua non si vive veramente. Sì, è fonte, ma non è poesia, è fonte di vita, cioè veramente non si vive proprio. Senza luce, senza fuoco si vive, ma senza acqua no. Si muore veramente. Assolutamente, possiamo anche dire si muore molto prima di sete che non di fame, per esatto. Esempio. Per cui, ecco, lei dice sono fiducioso, però ci sono tantissimi piccoli comportamenti che noi possiamo modificare a casa. Non so, faccio un esempio: mi lavo i denti, apro il rubinetto e mentre intanto il rubinetto va, secondo alcuni studi, non so, intorno ai 12 litri d'acqua alcuni consumano solo per lavarsi sì. I denti, cioè, sì. 12 bottiglie, mettetele insieme, quando ne basterebbe un quarto, non so, no, fare le docce invece dei bagni, ma non un quarto, insomma, di 12, un quarto di bottiglia ne esatto. Basterebbe, cioè... sì, no, ma infatti si apre il rubinetto, si chiude immediatamente, si fa il lavaggio, si risciacqua aprendo e chiudendo il rubinetto, ecco, cioè, oh, stessa questo... cosa dicasi per gli uomini che si fanno la barba con rosso della mente. Per quanto riguarda gli sciacconi dai vata, cioè, ci sono i doppi contenitori, quello da 14 litri, quello da 7 litri, quindi cioè, usiamo quello piccolo, insomma, che tanto l'effetto pulizia c'è lo stesso, ecco, da questo punto di vista. Quindi il rubinetto che perde, non sprechiamo l'acqua, non apriamo l'acqua e poi magari arriva una telefonata, lasciamo l'acqua aperta, no, chiudiamola. Cioè, sono piccoli accorgimenti che alla fine fanno tanti metri cubi di acqua che possono e devono essere risparmiati
primo perché è una risorsa che si esaurisce, e secondo perché meno se ne consuma meno si paga. Non so, un altro, mi corregga se sbaglio ovviamente, ma adesso tra un po' con l'arrivo del caldo, vabbè che oggi proprio il caldo non se ne sente, però insomma con l'arrivo del caldo ci sarà chi apre il rubinetto, lascia scorrere per far venire l'acqua fresca per esempio, cioè se la mette in una bottiglia la mette in frigo, tanto in frigo no, va. Mettiamola nel frigo, ricordiamoci che anche l'impatto, questo qua lo dice, lo spiegano anche i medici, che l'acqua fredda fa male allo stomaco, ecco, allora. Quindi cioè, beviamo l'acqua a temperatura ambiente che non fa male, anzi è migliore di quella fredda da frigo. Delle volte può causare anche necessità, esatto, di corse anche particolari, delle volte anche. Ecco, quindi vari modi per risparmiare. Voi andate nelle scuole, ma i bambini sono bravi però, Presidente, gli adulti che lo sono meno. Ma diciamo che i bambini sono molto bravi, molto attenti, abbiamo un corpo docente scolastico con i dirigenti molto attenti, perché oramai ci stanno chiamando in tutte le classi, quindi siamo veramente molto impegnati, ma questo qua è un investimento, non è un costo, e devo dire che il segnale lo portano anche a casa, perché se noi guardiamo veramente negli ultimi 15 anni anche qua nel nostro territorio c'è un uso più consapevole dell'acqua, e quindi vediamo che comunque è diminuito quello che è il consumo. Tanta gente è molto più attenta agli sprechi, alle perdite occulte. Noi abbiamo fatto dei grandissimi investimenti, li stiamo facendo tuttora, per quanto riguarda la ricerca di queste perdite anche sulle reti principali che sono di gestione nostra, affinché non ci sia appunto questo spreco, che non è uno spreco in quanto va ancora nelle falde, ma comunque sono tutti costi energetici che poi vanno a incidere sulle tariffe, in quanto l'acqua noi la emungiamo da 150 a 200 metri, quindi ci sono dei costi energetici appunto per questa, diciamo, emungimento. Certo, quindi l'Italia però è molto indietro per quanto riguarda determinate cose, cioè noi sappiamo per esempio che nella stragrande maggioranza dei paesi europei, e non necessariamente nordici, anche Spagna, Portogallo eccetera, per esempio usano, non so, l'acqua di l'acqua piovana per innaffiare o per lo sciacquone del water, cose di questo tipo qua, e noi credo che nessuno, cioè ancora noi usiamo l'acqua potabile per questo. Sì, allora noi diciamo che sul nostro territorio, in un comune qua molto vicino, non faccio nomi perché è il comune Siguidizzolo, c'è un'entità proprio dove hanno fatto il recupero delle acque meteoriche e le usano per gli sciacquoni, quindi hanno fatto uno sdoppiamento di quelli che sono veramente gli scarichi. È una cosa molto intelligente, dove appunto nel nord Europa già la fanno da tanti anni. Speriamo che diventi un uso, una consuetudine anche in Italia. Servirebbe una normativa, come servirebbe una normativa proprio di raccogliere tutte le acque piovane in vasche all'interno dei giardini dove si può, per poi utilizzarla anche per i giardini da questo punto di vista, perché sarebbe un recupero di una risorsa molto importante. Ma in più ricordiamoci che purtroppo adesso non piove, e quando piove purtroppo tantissime volte, ormai la maggior parte delle volte che piove, scende talmente tanta acqua concentrata che a volte scende in tre ore l'acqua che prima scendeva in tre mesi, e crea le famose bombe d'acqua che vanno a far saltare tutte quelle che sono le condotte delle acque miste, delle fognature, che poi creano disagi, allagamenti e dei danni. Se noi invece siamo pronti e predisposti a tenere tutti, ognuno a caso suo, un bel po' di quest'acqua, probabilmente le bombe d'acqua non andrebbero a fare quei danni che stanno facendo, perché poi verrebbe rilasciata un po' per volta quando irrighi o quando c'è il troppo pieno. Speriamo che anche qua ci sia una normativa e un incentivo al posizionamento di questi vasconi, che alla fine non è che costino tanto, ecco. Certo. Però potrebbe risolvere veramente tanti tanti problemi. Ecco, a questo proposito, Presidente, non sarebbe il caso magari di approfittare, quando ci sono tante ristrutturazioni edili in questo periodo, per esempio, magari uno sta ristrutturando, modificare un pochino la casa per renderla più efficiente? Sì, l'occasione è proprio questa, magari potrebbero anche gli stessi comuni cominciare a dare degli esempi, magari a scomputo degli oneri di ristrutturazione fare uno sconto, non so, del 10-15% e incentivare queste iniziative, ecco, sarebbe veramente un qualcosa di molto salutare per il nostro ambiente. Allora, tra l'altro voi adesso a proposito di acqua comunque state a Rodico, l'avete portata? A Rodico abbiamo finito tutto quello che è, diciamo, il centro abitato di Rodico. Inizieremo nelle prossime settimane a fare una campagna promozionale per gli allacciamenti. Abbiamo qua anche stabilito un prezzo politico di allacciamento, dove addirittura abbiamo ipotizzato di fare anche il pagamento in tre rate senza interessi e incentivare veramente quella che è la distribuzione dell'acqua dell'acquedotto, in quanto siamo in un territorio dove purtroppo può cambiare anche da 50 metri da una parte all'altra,
c'è tanto arsenico e tante altre sostanze veramente che inquinano l'acqua. Quindi chi sta utilizzando l'acqua dal pozzo privato, chiedo sempre di fare le analisi, perché purtroppo ci sono dentro a volte degli inquinanti che fanno male all'organismo, perché bisogna tener conto che il nostro organismo è formato dal 75-80% di acqua, quindi se ingeriamo acqua buona, il tutto serve anche per migliorare la qualità della vita. E ricordiamoci che se la vita media in Italia si sta allungando, è perché anche grazie al merito proprio dell'acqua che ingeriamo. Ci fermiamo un attimino con Giampaolo Gliosi, che è il presidente di SISAM. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Paolo Gliosi, presidente di SISAM, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Diversi messaggi vedo e dopo glieli leggo, presidente. Adesso voi, allora, nelle prossime settimane eravamo qua, partirete con la campagna promozionale per l'allacciamento a Rodigo all'acquedotto, prezzo politico e per giunta anche possibilità di pagare in tre rate con interessi zero. Questo è quello che aveva detto. Esatto. Vorrei però fare un passo indietro. Siamo partiti parlando di quest'anno che è particolare, per esempio ricordo un po' l'anno scorso, ma forse anche di meno, perché quest'anno le nuvole ci sono, l'anno scorso non c'erano, ieri era tutto nuvoloso, non è venuta una goccia d'acqua per esempio, per cui è particolare. E vediamo un attimino, visto che abbiamo, lei ha citato appunto l'assessore all'agricoltura che è Mantovano, che appello potremmo lanciare non solo all'assessore ovviamente, ma alle autorità in senso lato? Ma intanto dovremmo veramente lanciare l'appello che il lago di Garda è un lago di tutti, di tutte anche quelle che sono le attività economiche o socio-economiche, chiamiamole come vogliamo, e quindi dovrebbe essere sfruttato nel migliore dei modi e rispettato affinché questo immenso valore dal punto di vista proprio sociale, perché qui parliamo di acqua per uso alimentare e anche per uso agricolo, venga utilizzato al meglio e non venga sprecato. Hanno iniziato a fare questo, diciamo, risparmio per quanto riguarda lo sfogo nel fiume Mincio, diciamo probabilmente, però col senno di poi siamo tutti bravi, quindi non sto criticando, dovremmo fare esperienza di quello che è successo quest'anno, magari il prossimo anno iniziare a trattenere un po' di più l'acqua, anche perché viene utilizzato, come dicevo, ad uso veramente irriguo per i campi e per l'agricoltura, un'agricoltura che comunque si sta efficientando sempre di più e si sta anche portando avanti con tecnologie nuove, che sta cercando di risparmiare sempre e in modo veramente perpetuo l'utilizzo dell'acqua. Quindi diciamo un'agricoltura che sta seguendo anche quello che è l'ambiente, perché ricordiamoci che un ambiente salubre, sano e lavorabile dà anche un reddito, quindi un'agricoltura veramente che è al fianco dei cittadini. Dobbiamo insistere su queste lavorazioni, sulle vasche di eliminazione che abbiamo fatto per le bombe d'acqua, trasformarle in bacini di raccolta delle acque per utilizzare poi per irrigazione. Ecco. Naturalmente quando c'è scarsità di acqua se la trattengo io, ne hanno di meno gli altri, però vediamo insomma di gestirla tutti bene affinché si possano superare questi momenti. Ricordiamoci, leggevo proprio un articolo questa mattina che diversi anni fa in Portogallo eravamo arrivati a 70 gradi centigradi proprio di temperatura, quindi in certe zone. Quindi vediamo di fare tesoro del passato e cercare di affrontare un futuro dal punto di vista ambientale migliore. Ecco. Assolutamente. Allora, se ha da aggiungere, aggiunga pure, io le leggo i messaggi. Buongiorno, sono Marco di Piubega e vorrei sapere se siamo a rischio per i livelli delle falde e cosa fare per essere pronti anche. Allora, per quanto riguarda le falde sotterranee dove noi andiamo a tingere l'acqua, che le due principali che abbiamo di acqua buona, ma ne abbiamo in tutto il nostro territorio, ma le due principali di acqua buona che non viene anche trattata è Guidizzolo e Medole, le stiamo monitorando, naturalmente le falde si sono abbassate già per la crisi idrica dell'anno scorso. Quest'anno siamo molto ma molto più preoccupati, infatti abbiamo chiesto ai sindaci di emettere questa ordinanza per un utilizzo oculato dell'acqua, quindi non sprechiamo l'acqua che ne traiamo vantaggio sicuramente tutti.
Per quanto riguarda l'irrigazione dei campi, come ho detto, è stato spostato l'apertura delle irrigazioni di 10 giorni. Speriamo anche che scenda un po' di acqua, che magari riusciamo a spostarla di altri 10 giorni, che vuol dire risparmiare e non sprecare acqua, perché in questi momenti con un po' di acqua piovana riusciremo veramente a fare dei passi di 15-20 giorni in avanti. Eh sì. Sono l'estate che ci serve poi. Sono di Castiglione, dice un messaggio. Allora, vediamo un attimino. Sono di Castiglione. Quando si rompe un tubo dell'acqua, dell'acquedotto, a volte esce acqua per un giorno o più, una vergogna. Spero che lei non sia così con la sua municipalizzata. Guardi, non voglio difendere nessuno, perché Acqua che gestisce Castiglione sicuramente ha i nostri stessi parametri. Purtroppo a volte ci sia una rottura in un giorno e a volte ci sono 10 rotture, 20 rotture in un giorno, in particolar modo quando si inizia nella primavera, perché c'è molto più utilizzo e le squadre magari sono contingentate e non riescono ad arrivare dappertutto. Quindi si seleziona e si danno delle priorità in base anche alle segnalazioni che vengono fatte. Però è d'uso e consuetudine di tutte le ditte di cercare di intervenire il prima possibile. Ecco, Presidente, possiamo dire anche questo, da chiedere all'ascoltatore: ma tu segnali, fai una telefonata all'interrogatore dicendo che qua si perde, c'è una perdita, perché guardare e non fare niente... Cioè... Ma io penso, allora, io vedo che di segnalazioni ce ne arrivano e quindi c'è un senso civico veramente molto, cioè, avanzato, mi fa molto piacere, ecco. In particolar modo in questi momenti, perché vi posso anche dire, ecco, visto che parliamo di questo, che noi abbiamo fontanelle come hanno tutti i gestori, dove scorre l'acqua sistematicamente 24 ore al giorno, che sono imposte da quello che è l'ATS. Stiamo lavorando con l'ATS affinché si possano chiudere il più possibile. Non è che vengono lasciate aperte per far scorrere, per sprecare dell'acqua. Servono veramente perché dobbiamo essere nel momento, poter fare l'analisi, capire se l'acqua che gira è buona, perché quando l'acqua non gira e a volte ci sono dei punti che rimane ferma, l'acqua non diventa più potabile ad uso umano. Certo. Quindi devono rimanere aperte. Stiamo lavorando per chiuderne il più possibile e quindi risparmiare ulteriormente. Avevamo già fatto un accordo con ATS a suo tempo, avevamo ridotto la portata di queste fontanelle, parlo di già di diversi anni fa, perché anch'io quando passavo vedevo uno spreco enorme, ecco. Allora, sono Silvio, volevo dire che se 4 mesi fa si abbassavano le chiuse del Mincio, si aprivano quelle del Garda, il problema non c'era. Abbiamo delle... Sì, insomma, è quello che ho ribadito anch'io prima, dove, facciamo un'esperienza e per il futuro è così. Per far sì che non succeda più. Agliosi, acqua è sempre più cara, come facciamo a berla, che costa come la benzina? Allora, su questo qua devo smentire quello che è appena stato detto, perché l'acqua è aumentata del 4,4%, se guardiamo quello che è aumentato l'energia elettrica e il gas, che sono aumentata anche del 200-300%, quindi non accetto veramente questa segnalazione. Posso dire tra l'altro che è stata fatta una ricerca, è stata proprio pubblicata un 15 giorni fa a Mantova, l'acqua mantovana è tra quella che costa meno a livello italiano, e se guardiamo il livello europeo addirittura dovrebbe costare il triplo di quello che lo stiamo pagando. Certo, faccio informazioni in questo senso sullo spreco dell'acqua, appunto, dice, ma infatti vede, dice, andiamo nelle scuole. Buongiorno Presidente, secondo lei il lago superiore di Mantova è davvero balneabile? Vabbè, sicuramente è balneabile, perché sono state fatte delle ricerche. Questo qua conferma la mia tesi, che qualcheduno ha sempre cercato di smentirla, che ci dicevano che dal depuratore di Peschiera scendevano tanti inquinanti, ma nessuno ha mai fatto una denuncia, anche perché non è vero, e quindi vuol dire che il depuratore di Peschiera funziona molto bene, come il nostro depuratore di Monzambano, e quindi arrivano delle acque sicuramente più salubri di prima e hanno permesso di recuperare dopo 45 anni una balneabilità del lago di Mantova. Dico questo perché politicamente ci hanno fatto fare delle scelte con la provincia, non l'attuale provincia ma quella di prima, di spreco di denaro per la realizzazione del depuratore di Monzambano, quando invece avremmo potuto collettare tutto a Peschiera e risparmiare circa 2 milioni e mezzo di euro mantovani. Allora, ma quando useremo l'acqua piovana per gli scarichi del Vatero, per irrigare i giardini, e non acqua dolce dell'acquedotto, le chiedono. E poi quello che aveva scritto prima le dice: ma allora perché non si può pescare? Però un conto è farsi il bagno, un conto è mangiarsi il pesce, eh? Cioè, esatto. Per quanto riguarda
la raccolta delle acque ad uso piovane, e spero che esca veramente una normativa che imponga questo, come hanno imposto di avere tutti i fabbricati in classe energetica A, quelle più alte possibili, e di imporre anche questo, ecco, magari anche con qualche incentivo economico. Per quanto riguarda il lago balneabile, i pesci non sono invece commestibili, ricordiamoci che comunque sono pesci che magari sono stati diversi anni a vivere in quest'acqua che non era la migliore dal punto di vista delle qualità. Non è che da oggi a domani il pesce diventi sano e buono, anche perché ha ingerito tantissima acqua e di conseguenza, secondo me, ha qualcosa di strano nel corpo. Ogliosi, ho letto una pagina del Gazzettino, ma veramente convinto a non sprecare l'acqua, va avanti così anche con la sua municipalizzata. Poi mi scusi, ma perché non usare le acque di depurazione per irrigare i campi? Ma vengono già utilizzate, perché tutti gli scarichi, per quanto riguarda tutti i depuratori, vanno a finire in corsi idrici superficiali che vengono anche utilizzati per l'irrigazione. Certo. Allora, Presidente, lei è uno dei pochi che fa pubblicità contro lo spreco dell'acqua, quindi grazie sotto questo aspetto. Grazie a voi. Quindi appunto è importante, perché molti appunto non conoscono magari anche proprio delle piccole allora vediamo poi ancora Ogliosi, quando si parla di lavoro bisogna dare pari opportunità, a questo non c'entra niente però con l'acqua, a giovani o meno giovani, nel senso che non puoi dire a un 55enne di andare a zappare perché la sua schiena non ce la fa più. Vabbè. No, condivido questo discorso, anzi mi date lo spunto per dire guardate sul sito di Sisam, perché stiamo facendo ci sono delle bande di gara per selezione del personale, che nel complessivo dovremmo assumere 6 persone, quindi guardate, partecipate, che abbiamo bisogno di persone valide e non guardiamo la carta d'identità, non abbiamo messo limiti di età, anzi chi, visto la mancanza di mano d'opera, dico partecipate che ne abbiamo veramente bisogno. Per cui allora, acqua piovana, ma perché non va bene per berla? Chiedono. Allora, a prescindere dal fatto che l'acqua piovana è teoricamente acqua distillata, l'acqua distillata non va bene per essere bevuta, perché è acqua evaporata, quindi è una distillazione naturale, diciamo così. Sì, l'acqua piovana, insomma, bisogna fare quelle che sono le analisi per capire com'è composta e da cosa è composta, poi si può rendere bevibile anche quella. Ricordiamoci comunque che l'acqua piovana, anche se non recuperi, va a finire nelle falde, la quale viene filtrata, poi diventa acqua ad uso o irrigo o ad uso anche umano. Il futuro sono i dissalatori, secondo lei? Probabilmente arriveremo anche agli acqua di mare, ce ne sarà l'acqua tanta. Di mare anzi continuano a crescere, quindi infatti, sicuramente si arriverà. Per quanto riguarda i dissalatori, abbiamo esperienze a livello mondiale, anzi alcune ditte proprio mantovane le hanno realizzate, le hanno esportate in tutto il mondo, quindi diciamo che potremmo anche essere pronti, speriamo di arrivarci il più tardi possibile, ecco. Sì, già per quanto riguarda l'Italia, ecco. Possiamo dire non è squisita l'acqua dissalata come sapore. Allora, Ogliosi, no, vabbè, questo si vede che è arrivato due volte questo messaggio. Ok, va bene. Quindi dovremmo aver finito i messaggi per il presidente Ogliosi. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, lei l'appello alle autorità lo ha lanciato, appunto, fondamentalmente. Lanciamo un appello anche ai cittadini, comunque, perché è vero che ci sono tanti che seguono le indicazioni date da lei, dalle persone appunto che danno indicazioni su come risparmiare, però l'abbiamo visto anche quando c'era l'ordinanza l'estate scorsa, per esempio, alcuni furbetti dell'irrigazione, chiamiamole così, c'erano. Sì, c'erano, purtroppo ci saranno, devo dire che però la stragrande maggioranza ha rispetto, non di quello che diciamo, perché noi consigliamo, ecco, ma hanno rispetto di quello che è l'ambiente dell'acqua. Quando vediamo qualche spreco così, più che segnalarlo alle autorità per fargli prendere un'ammenda, che poi si arrabbiano ancora di più, dico proviamo a parlare con questa gente, cerchiamo di convincerla che l'acqua è veramente importante, ma come l'energia, come tutto, cioè cerchiamo di non sprecare questi beni essenziali per la vita, di convincere la gente parlando, perché parlando ci si intende, e dopo, ripeto, magari su 199 capiscono, uno no, però avremmo raggiunto
un risultato molto molto importante. Se da 100 furbetti passiamo a uno, esatto, guardate che le persone, insomma, quando le fai ragionare ci stanno, ecco, siamo un paese civile con tanto senso civico, quindi ci si riesce, ecco, ci si riesce. Grazie, grazie per la, per l'ottimismo, grazie, sì, al presidente di Sisan Giampaolo Liosi. Io vi ringrazio, colgo l'occasione per fare gli auguri di una buona e santa Pasqua, di tanta salute a tutte le famiglie, e sfrutto l'occasione perché il 12 è il compleanno di mia mamma per fargli gli auguri e un abbraccio. O come si chiama la mamma del presidente? Merlo, Lucia. Una merlo, porta Lucia, bene. Anche da tutta la redazione Temporadio, ovviamente, tantissimi auguri. Grazie presidente, auguri anche grazie a voi e saluti a tutti.